La fedeltà all'avanguardia è sempre ricompensata, guardiana. Osserva per te. Stai facendo veramente un ottimo lavoro là fuori, Evelyn. Grazie a tutti. Ma che diavolo? Presto, amico. Guardiana, è bello vederti di nuovo alla torre. Avremo bisogno di tutti per la lotta che ci aspetta. La vita cambia molto rapidamente nell'ultima città. Prima di unirti ai tuoi compagni guardiani sul campo, rivedi gli eventi passati nella cronologia. Capire il percorso che ci ha condotti fin qui è il modo migliore per prepararsi a ciò che verrà. Come ti direbbe qualsiasi stregone, una piccola intuizione può spianarti la strada. Come va là fuori? Piano! Dai, dai! Ti guardava in maniera strana. Piano! Forse perché sei un pollastro. Wow! Devo portare Devrim in città. Con la scusa mi comprerò qualche pasticcino. Ma che diavolo! Che diavolo! Piano!
avessi saputo di dover dirigere così tanti guardiani, avrei aspettato di più tra i banchi di scuola. Diavolo! Mantieni la calma. Guardava in maniera strana? Forse perché sei un pollastro? E dai. Ehi, pollastro, sta attento. Giuro che se vieni risucchiato da qualche turbina aerea mi arrabbio. Wow! Respiri piano, Soraya. La possibilità di avvistare qualche orso da queste parti è molto bassa. E dai. Per capire come siamo giunti fin qui, dobbiamo necessariamente partire da Cade 6. Cade 6 era all'avanguardia dei cacciatori, il loro mentore alla torre. Era un noto spericolato, un compagno di squadra fidato. È un nostro caro amico. Non perdeva mai il buon umore, neppure nelle situazioni più infauste. Quando le responsabilità ci gravavano le spalle, lui alleggeriva il fardello a modo suo.
L'ultima missione di Cade fu impedire un'evasione dalla prigione degli anziani, sulla torre. Le cose non andarono come previsto. Questo è il centro di sicurezza. Sgombriamo l'area prima di entrare. Dice che ci serve un'autorizzazione del Vegliante per aprire la porta. Cade! Ci penso io. Promozione in arrivo! C'è qualcosa nei marci. Ed è molto vicino. Tutti non sono diventati così dal niente. È stato qualcuno.
Tempismo impeccabile, come sempre. Non resta che accenderlo. Che sta succedendo al pavimento? Ah! L'alveare sta imbrattando tutto! Togliamoceli di mezzo, ok? Dell'alveare rimossa. Ora dovrebbe accendersi. Ricordati di cancellare i dati. Certo, ovvio. Domanda, come si fa? Premi il pulsante rosso. Ma sono tutti rossi! Allora premili tutti! Ha funzionato! Incredibile! Me la cavo alla grande! Scherzavo, non ha funzionato. Ok, tutto a posto. Hai quello che devi. Stavolta per davvero. Forza, forza! E sta buono!
Assistenza tecnica! Senza alcuna pietà! Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ma adesso mi chiede una specie di attivazione secondaria? Dovrebbe esserci un terminale sulle passerelle. Ti copro da qui, quando riesco a capire come attivare le torrette. Una cosa, io e te, grande squadra. Ci penso io a quella porta. Oh, le torrette hanno una modalità manuale. Molto interessante. Cosa ne pensate delle mie nuove armi? Attivo il sistema di sicurezza.
Petra? Sì, sto accedendo ai livelli inferiori. Verifico solo un paio di cose, poi possiamo andare a festeggiare. A me basta che paghi tu da bere. Si direbbe che qui abbiamo finito, fanciulli. Il ramen lo offro io. Oggi sembra tutto a posto. Devo solo controllare un'ultima cosa. Evasione! La camera d'equilibrio sul ponte zero è l'unico modo di uscire da qui! Riusciranno a scappare! Non se ci arrivo per prima. È stato meglio. Visto che roba, Petra? Petra? Ehi là! Devo aver rotto il trasmettitore con quell'atterraggio spettacolare. E vai con la musica in Faust. Ok, ragazzi, tornate nelle gare. Ho detto, tornate nelle sono incazzato!
Dammi un mano, piccolina. Kate! Petra! Che sta succedendo? Rispondi, Kate! Ehi, rieccoti. Siamo precipitati di almeno 20 piani. E non riesco a contattare né Kate né Petra. Kate deve essere ancora più in basso. C'è un portello laggiù. Di Kate è morta. In imbarazzo. Hai una pistola da prestarmi? No, ma ho un proiettile con il tuo nome sopra.
Il mio partner sarà qui da un momento all'altro e comincerà ad ammazzarvi tutti, uno a uno. E tu, mio caro? Questo farà male. Molto. Ultime parole. Come sta tua sorella? Per Uldren, Cade era un ostacolo sul cammino. Ma per noi, la perdita di Cade fu devastante. Sconvolse la nostra squadra. L'ultima città lo piange ancora. Uldren pagò con la vita, ma non fu la fine della sua storia. Fu rianimato da uno spettro chiamato Scintilla. Non ricordando il proprio passato, assunse il nome di Corvo. Inizialmente, l'avanguardia tentò di nascondergli la sua vita passata e i crimini commessi da Uldren. Ma il Corvo non è Uldren. Col tempo, capimmo che in fondo, chi decidiamo di essere, conta molto più di chi eravamo.
Tra i molti e più pericolosi nemici dell'ultima città, ci scontrammo con Savathun, dea dell'astuzia dell'alveare. Avevamo già avuto a che fare con le sue armate, ma il suo capolavoro di perfidia fu infiltrarsi nell'avanguardia, prendendo le sembianze dello stregone Osiride. E il suo piano portò a qualcosa che non credevamo possibile. L'alveare lucente, nato dagli spettri, brandì la luce contro di noi. La nostra unica speranza era scoprire come Savathun avesse rubato la luce. Per farlo, avremmo dovuto farci strada in un regno di illusioni e falsità, il suo trono mondo. Con la megera regina di mezzo, nulla poteva essere dato per scontato. Dovemmo infiltrarci nel laboratorio farmaceutico del Tronomondo e recuperare una potente reliquia. Padroneggiando l'oscurità, potemmo vedere nel passato della reliquia per scoprire i segreti della megera regina. Eris, siamo in posizione. Dove siamo diretti? La tua destinazione è nel cuore della fortezza guardiana, nel laboratorio farmaceutico. Lì dovresti trovare un particolare frammento di cristallo. Prima della sua trasformazione lucente, Savathun era sotto la custodia degli insonni, rinchiusa in una cella di cristallo. O così sembrava. Quindi il cristallo è un frammento della sua prigione? Allora probabilmente lo aveva con sé quando ha rubato la luce. Sì. La mia fonte ritiene che gli eventi che hanno portato alla sua fuga siano intrinsecamente legati al mistero davanti a noi. Eris ha detto che dovremmo cercare i percorsi aberranti. Cosa sembra aberrante qui? Ma come hai fatto? Hai creato quelle piattaforme praticamente dal nulla. Eris, qual è la situazione? La guardiana è diretta proprio ora all'oggetto in questione, comandante.
Oh.